Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Ho perso un po' il conto, questo forse sarebbe o il quinto o il sesto, ma non mi ricordo più. Io ovviamente direi di iniziare subito, sì, ovviamente sì. Sempre con il dolce. Una cosa molto easy. Ok, vai. Iniziamo con... Che poi sono le tre e questo sarebbe il nostro pranzo. Sì, infatti. Ma va bene. Andiamo sul sicuro. Sì. Lind latte e caramello. Vediamo un po'. Questa cioccolata. Secondo me è buona. Vabbè, la cioccolata è la Lind. Prego. Si sente già l'odore del caramello. È vero. La cosa buona di fare gli assaggi in inverno è che non si scioglie. Esatto. Vabbè, è buona. Vabbè, Lind, garanzia, caramello, buonino. Ok. È pure un po' croccante. Esatto, non è quella cosa, mi piace. Voto 7. Anche perché è mezzo. Ce l'aspettavamo. Io direi di prendere la bomba dolce, vai. Hershey's. Cookies and cream. Sono con pezzi di biscotto. Wow, che bello! Si vede? Aspetta, aspetta. Eccoli. Non ci deluderanno, secondo me. Facciamo. Sì, sì, ce lo spacchiamo. Sì, sì. Vediamo questo mammorso. Mettiamo un po' di pulisco la zona. Non riesco a decifrare il sapore. Neanche io. Sento come se ci fosse solo burro. Non riesco a decifrare il bianco. Io non riesco a sentire niente. Me l'aspettavo diversamente perché si sente solo il biscotto. Ma io me lo aspettavo un pochino più dolce. Vero? Ed è un biscotto un po'... non so cosa vi ricorda. Cacao. Cos'è che mi ricorda? Tipo un po' quei biscotti a burro. Bravo, io me sento solo burro. Io come se sentissi dentro questo solo burro. Se non ti lascia il dolce del cioccolato alla fine. No, è come se... ti mangiassi qualcosa senza sapore. Come se no, no, neanche senza sapore, però come se fosse un biscotto. Un biscotto normale. Cioè non si sente tipo la crema o il cioccolato bianco sopra. No, infatti no. O il latte. La crema io non l'ho sentita. Ma non si sente. Un po' delusa. Perché nella foto porta uno strato di cioccolato e poi all'interno una cremina, qualcosa. Latte. Ma non si sente. Io almeno non l'ho sentito. No, ti senti solo il biscotto, cioè, che... Bra, non è che si... non è salato, non è dolce, non riesco a capire. Quei biscotti a burro. Biscotti a burro, sì. Non fai è... le esatto. Brave. Non è né dolce né... non è né un sì né né un ni. Sei un 5. Un 5, giusto per... perché poi si presenta anche molto bene. No, io un 5. Pure per me. Consoliamoci col salato, ti prego. Non mi fa neanche quella cosa tipo da bere, perché non mi è rimasto niente. No, infatti. È una cosa... Allora, lasciamoci quella per ultimo, però. Ok, quindi questo. Okay. Allora. Honey. Terzo. Honey BBQ. Honey BBQ. Ci è piaciuta molto questa accoppiata. Quindi. Speriamo sia buona anche questa. Anche perché la Hers è tipo rustica. Vado. Si sente tanto il dolce del miele. E poi alla fine si sente salsa barbecue. Che non è forte.
C'è senza stare il dolce, lo sai? Prevale ciò detto, si sente tantissimo il dolce. Sono meravigliose. Ottima accoppiata. Delicate. Io me le aspettavo così buone, ma no. Avevo paura che si sentisse troppo salsa al barbecue. Perché solitamente la salsa al barbecue va a coprire il dolce, invece questo no, si sente più dolce che la salsa al barbecue. Ultima, io mi fermo. 10. Quello per me. Arizona Green. Enorme questa, in lattina. Quanto era? 680 ml? Può essere? Sì, sì. Non mi ricordo. Mela verde. Sì, 680 ml. Ginseng e... Tè verde con ginseng e... mela verde. Red Apple. Succo di mela verde. No, mela rossa. È la mela normale. Red Apple. Io che ho detto? Mela verde. No, mela rossa. Mela rossa. Eccola qui. Vado io? Vai, vai. Sì, Madonna mia, che odore di mela verde. Ehi, sì, vabbè. Di mela rossa. Sarà rosso. Guarda qua. Che mela con me. Tantissimo. Vabbè, c'erano varie varietà. Mio marito era un fruttaiolo. Fruttaiolo? Consiste, cioè, colorazione proprio del tè. Oddio, però tantissimo. Vediamo, speriamo non sia troppo forte. Questo video è molto dolce, devo dire la verità, ma mi ha acchiappato un po'. Si sente solo la mela, sembra la mela caramellata. Questo fatto che non si sente, cioè nelle bottiglie di plastica si sentiva di più il tè. È vero. In queste lattine abbiamo notato questa non differenza. Si sente, si sente più l'acqua, più anacquato come sapore. Si sente però molto la mela. Però è come se il tè non si sentisse di mela. Invece in quelle di plastica il tè prevaleva tantissimo. Però buono. No, però è buono. Rispetto all'altra, questa è neanche più a farla apposta. Molto delicata. Abbiamo fatto un video, perché poi l'ultimo video sarà tutto salato. Questo si può dire che principalmente è tutto dolce. Sì, è stato. Sì, sì. Anche senza farlo apposta, esatto. Però ci sta, no, veramente molto buono. Un bel 6,5-7. Rispetto a tutte quelle altre che degli ultimi video. Sì. No, 7 se lo merita. Ok, andiamo con l'ultimo prodottino dolce e poi l'ultimo salato. Allora, l'ultimo prodottino dolce è questo qui. Chocolate Truffle Bar Byless. Si wow. Presenta così? Ah, ma è già divisa forse? No, è super rotto nel volo che ha preso. Semplice. Liquorosa da morire. Molto forte. Molto forte. È proprio come sulla confezione, la prima volta che vedo una cosa qua sulla... Però... È molto rigoroso. Se vi piace il Byless, vi piacerà anche questa. Che si sente il cuore. Molto. Veramente buona. È buona. Io non sono un amante della crema... Perché Byless è una crema principalmente. Io non sono un amante, però ci sta, è una chicca. Stiamo parlando comunque di una barretta e quindi cioccolato. Un bel 8,5 ci sta. 8. Veramente buono. Buono. Non ci resta che assaggiare l'ultimo salato, che diciamo forse è la cosa più particolare di questo video. Però si vede Hawaii Style, è della Lawrence Limited Edition Pokeball, non so cosa, mi sono sbagliata, comunque è frittata e piccante, dice nella descrizione video. Assaggiamo, vediamo noi che diciamo. Allora, la patatina è meravigliosa, il odore è... No, non riesco, la patatina sì, è bella croccante, si vede, ma l'odore non riesco a decifrare. Vai.
lime. È un odore un po'... un sapore un po'... lime. Si sente proprio con la pianta di limone, la foglia del limone. Me li aspettavo più piccanti. Meno male no. Lime. Oh, questo è buono. Sono buone, però un gusto particolare. Specialmente all'inizio, poi ti ci abitui. Paprika, prezzemolo, chili in polvere, succo di ananas concentrato, zenzero in polvere, cipolla in polvere, prezzemolo, però un po' di lime, un po' di agrumato. Allora è prezzemolo. Riesco a capire, un po' di pepe si sente, anche perché insomma questo... Il pepe si sente. Però sono molto buone, a me piacciono. Si sente, io sentivo pure peperone. Oh no. Paprika secondo me. Comunque sento anche carne. No. La croccantezza della patatina aiuta tanto. Sì. Un bel latte e mezzo. Avevamo paura. Che dici? Però sì, 8 e mezzo, sfiziosa come cosa. Ma si sente un po' il pepe, se c'è l'effetto. Okay. Però dai, no, tutto sommato ci è andata bene, dai. Sì. Ne speriamo che questo video assaggio vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!